Ci siamo subito adoperati per collaborare, per trovare delle soluzioni. Abbiamo subito segnalato, individuato degli spazi alternativi perché il primo lavoro è quello di scongiurare i doppi turni, che sarebbero una problematica seria sia in termini di percorso educativo ma anche di gestione ma soprattutto anche perché oltre alla vita scolastica c'è una vita sociale che prevede tante altre attività che rischierebbero di essere compromesse. Noi abbiamo fatto un monitoraggio, abbiamo individuato aree che possono essere utilizzate, ma già questa mattina la provincia insieme anche con dei nostri tecnici hanno fatto dei sopralluoghi per capire quali capacità di accoglienza ci sono. Ovviamente siamo in una fase di work in progress. E vi terremo aggiornati strada facendo. Proprio per quello che riguarda l'amministrazione comunale, appena avuto l'informazione della provincia, noi ci siamo subito adoperati collaborando con loro. Però vorrei anche segnalare un aspetto che avvengono queste cose perché a Monte c'è anche un comportamento responsabile di verifiche che si fanno, perché se non ci fossero state queste verifiche non ci sarebbero poste questo problema e quindi anche le famiglie, gli studenti sotto questo aspetto eh, devono essere contenti. Ora siamo tutti mobilitati eh, per eh, trovare una soluzione che possa essere il meno, la meno pesante per eh, gli studenti, per il corpo docente. Eh, per favorire nel miglior modo le elezioni. Questo provocherà una proroga per quanto riguarda l'inizio dell'anno scolastico? Ecco, su questo ovviamente il sindaco ha la competenza di emettere l'ordinanza, però lo si fa in concerto con eh, il dirigente scolastico, con il preside, in base a quelle che sono le esigenze che mi vengono manifestate. Comunque immagino che per quelle due scuole specifiche ci sarà un... Eh, ritardo di almeno una settimana, adesso questo non è la tragedia, è una cosa che si può superare bene. L'importante è trovare le soluzioni alternative, come dicevo, per scongiurare i doppi turni e situazioni difficili per gli studenti. Stiamo lavorando con questo, dando la massima collaborazione alla provincia che, ricordo, in questa situazione specifica ha la competenza e la responsabilità dell'edilizia scolastica delle medie superiori.